tutti, faccio questo video extra per rispondere al video tag di Buon Appetito con Flo. È stata gentilissima e mi ha taggata per rispondere alle domande di questo tag, e quindi io con piacere vado a rispondere, anche perché questo video tag sulla cucina ancora non l'avevo fatto. Si chiama il tag La cucina secondo me. Andiamo subito a rispondere alle domande. Sono 10. Il piatto a cui non rinunceresti mai? Allora, sono un po' indecisa tra la pizza e la lasagna. Se la combattono un pochino, però alla fine penso... oddio no, o la pizza o la lasagna, non lo so. Qual è il piatto che ti ricorda la tua infanzia? Il piatto che mi ricorda la mia infanzia è sicuramente il minestrone che fa mia madre, che mi ricordo lo faceva spesso, soprattutto quando eravamo piccoli, e mi ricordo questo pentolone sul fornello con questo profumo di minestrone che si espandeva per la casa. È un bel ricordo. Dolce o salato? Penso che lo sappiate, dolce. Cioè, non disdegno il salato, cioè quando si ha fame il salato penso che sia la cosa fondamentale, però cioè, se devo scegliere tra, non lo so, una fetta di tiramisù o un piatto di pasta, cioè io scelgo il tiramisù, non c'è niente da fare. Quali sono i 3 ingredienti che non possono mancare nel mio frigo? Allora, sicuramente il latte, sia per i dolci ma anche perché lo utilizzo sempre a colazione per il cappuccino, quindi il latte. Ovviamente le uova, perché ci fai tutto, sia per pranzo, cena, sia insomma sono fondamentali anche per i dolci, quindi uova. E il terzo ci ho pensato un po' e non riuscivo a trovare proprio un altro ingrediente che proprio era essenziale, ma penso lo yogurt, perché ultimamente lo sto usando spesso con il caldo, magari non pranzo e mangio lo yogurt, oppure per una merendina, uno spuntino, anche a colazione, insomma lo yogurt mi sta piacendo parecchio ultimamente, sono un po' fissata, e quindi direi ultimamente lo yogurt. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi di più? Cioè, la bilancia, però a parte la bilancia che penso la usano tutti, cioè è la cosa proprio fondamentale, direi le fruste elettriche semplicemente. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? Allora, per conquistare no. Diciamo che soprattutto all'inizio, quando mi stavo conoscendo con Paolo, cioè, ci tenevo a fargli vedere insomma che sapevo cucinare, che sapevo fare i dolci, mi piaceva stupirlo, ma tuttora insomma quando cucino diciamo che in fondo lo faccio sempre pensando a lui, cioè se gli piacerà o meno. Dunque, la prossima, a che età hai cominciato a cucinare? Direi abbastanza tardi, avevo circa 17 anni, cioè prima non cuocevo neanche la pasta, giuro, ma non perché non ero capace, perché comunque lo faceva mamma e io non avevo necessità di farlo, quindi neanche la pasta facevo. Poi a 17 anni ho cominciato a fare le prime torte, ho iniziato ad interessarmi alla pasticceria, e poi vabbè, negli anni seguenti, dai dolci, sono passata anche ad interessarmi al salato, e quindi adesso faccio di tutto. Cucini piatti tipici della tua regione? Alcuni sì, tipo la carbonara, che mi viene piuttosto bene, è sempre molto apprezzata, come dolce la pizza di Pasqua, che è tipica laziale, romana, però diciamo che non è che sono proprio espertissima della cucina laziale, ecco, quindi diciamo alcune cose sì e altre ancora devo cimentarmi. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Ho fatto ieri sera, lo so che fa caldo e adesso cioè, vi stupirete, però ieri sera ho fatto le salsicce con le lenticchie in umido, con il sughetto, per la prima volta, mi sono venute bene le lenticchie, sono rimasta molto soddisfatta. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. In realtà ci avevo pensato già da prima a questa domanda, e l'aggettivo che mi è venuto, cioè che mi sembrava più adatto secondo me, era soddisfacente. Perché è soddisfacente sia dal punto di vista cioè, di me come persona, nel senso ok, mi metto a cucinare, so cucinare, mi vengono bene i dolci, cioè, sono fiera di me, quindi è soddisfacente da quel punto di vista. Poi è soddisfacente dal punto di vista del palato, perché ovviamente cosa c'è di più soddisfacente del buon cibo?
E poi è anche soddisfacente vedere, insomma, che gli altri apprezzano, soprattutto le persone a cui voglio bene, cioè mi piace cucinare soprattutto per chi voglio bene e ovviamente sono felice se apprezzano, quindi io direi soddisfacente. Le domande erano queste, non erano molte, ma mi sembrava un video tag molto carino, anche perché non ci sono molti video tag sulla cucina, quindi diciamo ci tenevo già da un po' a farlo e quindi visto che sono stata taggata da Flo, grazie mille per il tag, l'ho voluto fare. Non saprei chi altro taggare perché non ricordo precisamente chi ha già fatto questo tag tra le persone che seguo e chi invece non l'ha fatto, però vi taggo tutti voi che mi seguite e che avete un canale di cucina. Se non avete ancora fatto questo tag, fatelo e li guarderò sempre con molto piacere. Ok, allora alla prossima video ricetta, vi do un grosso bacio, ciao ciao!